I Mareto. È stato costruito nella seconda metà del XV secolo da Faik Pasha. La moschea è stata costruita con materiali provenienti dalla vecchia chiesa bizantina della Consolazione, dell'antica Nicopoli, ma anche da vari edifici antichi di Amavrakia. Il Faik Pasha, volendo rendere immortale il suo nome, decise di costruire l'Imareto, casa di lavoro, nel quale trovò rifugio e cibo un gran numero di persone povere. A causa dell'Imareto, la zona è stata chiamata Marathi. La moschea fu luogo di battaglie durante la rivoluzione del 1821. Secondo Giannis Makrighiani, il 24 novembre 1821, Marco Botsaris si barricò con 300 uomini nella moschea. Con lui si schierarono diversi capi, tra i quali Georgios Karaiskakis. Il 15, i turchi cominciarono un lancio di cannoni incessante e causarono perdite significative. Botsaris e Karaiskakis si barricarono nella moschea fino al momento in cui apparve Notis Botsaris con 300 uomini e tutti insieme respinsero i turchi verso Arta. Dopo la liberazione di Arta, la moschea fu trasformata in una chiesa dedicata a San Gianni il Russo.